Riccardo, innanzitutto benvenuto a Benevento. Grazie. Dove stanotte ti esibirai in questa splendida struttura, simbolo della città di Benevento. Sì. È un'acustica fantastica, adesso la proverai perché entrerai dentro a fare le prove. Allora, che cosa ci proporrai? Il meglio del tuo repertorio, perché c'è grande attesa. Allora, noi siamo in due, perché non c'erano i presupposti per portare un tiro di roba qua dentro. Facciamo io e il mio tastierista, che già da solo andrebbe bene, io con la mia chitarra, il mio amplificatore. Mi diverto molto in questo acustico perché c'è spazio. C'è spazio, le velocità sono ridotte, la velocità la decido io facendo sempre le introduzioni. Le canzoni sono quelle, le canzoni che noi rappresentiamo le può cantare chiunque perché sono dei capolavori, specialmente quelle di Fachir e Tiratini, poi le mie un po' meno capolavori, però ci sta, insomma. Allora c'è la grande voce che caratterizza questi brani da sempre. A grande voce ci sto lavorando, perché tutti i giorni quando ti alzi la grande voce sta dormendo e la devi svegliare facendole delle carezze. Ogni giorno che passa è un giorno in più che se ne va, quindi ogni giorno è un altro giorno, però sono molto molto contento di essere qui. Benevento è una città che amo, che conosco bene, ho tanti amici che vivono qua, ho tifato e tifo Benevento quando è possibile, quando è in Serie A, quindi vabbè. Ne riparliamo. Senti, Riccardo, questo è un momento particolare per, in generale, diciamo, per il mondo intero. Beh, e si ripercuote tutto questo, prima il lockdown, poi i conflitti bellici, la crisi economica, subito sul mondo dell'arte, della cultura, della musica. È una cosa che hai potuto toccare con mano? E come no, abbiamo passato 2 anni infernali, perché alcune fabbriche erano aperte, per fortuna, ma le categorie più fragili siamo noi, i ristoranti, gli alberghi piccoli, i musicisti, quelli che strappano i biglietti, quelli che fanno le luci, posso fare un elenco infinito. Siamo stati aiutati, ma poco, veramente poco, poco. Capisco anche che abbiamo scavato, abbiamo approfittato del debito pubblico, però siamo un po' inguaiati. Dico siamo, mi ci metto anch'io perché io non sono ricco, lavoro per vivere con grande passione. E quelli più poveri di me hanno sofferto ancora di più, quindi ora stiamo un po' meglio. Quest'estate non è proprio il top, però stiamo andando abbastanza bene. Sì. C'è qualche idea, diciamo, sempre ci sono le idee, perché sei un vulcano di idee dal punto di vista artistico. In autunno partire con qualche progetto interessante? Allora, vedi, purtroppo cosa succede? Ho scritto un libro e fatto un album, mi sembra in aprile, di maggio. Ma fallo sapere a te, che vorrebbe dire andare in televisione, avere uno spazio nelle radio, quelle là che tutti ascoltiamo. Quindi la domanda che io mi faccio è: ce la farò ancora a scrivere canzoni nuove? E vale la pena scriverle sapendo che non arriverò mai a te? E questa è la domanda che io mi faccio. Preferisco stare di più con i miei figli e poi ogni tanto scriverò canzoni. Grazie. Comunque, nel frattempo si chiama predestinato metalmeccanico, perché io sono un predestinato metalmeccanico. Ho fatto metalmeccanico da 14 anni a 18, ho scritto quello che ricordo della mia infanzia, non ho parlato di amori, di gossip, e ho rivisitato 16 canzoni e 3 canzoni inedite. Ho fatto la pubblicità in finale, perdonatemi. Vi abbraccio a tutti.